In un video precedente che parlava degli errori che possiamo commettere mentre costruiamo, fai da te, un impianto fotovoltaico, abbiamo parlato dei falsi contatti, del sottodimensionamento dei cavi, della sottovalutazione degli ampere che corrono all'interno di questi cavi prodotti da questo meraviglioso pianeta che si chiama Sole. Oggi andremo a vedere come riparare un regolatore di carica buono, questo è un 60A, ne ho valutati e testati molti, devo dire che sono effettivamente di qualità e ci sono diverse tipologie. Ora andremo a vedere uno di questi che nel polo positivo non è questo, questo è nuovissimo, che nel polo positivo ha avuto un errore di montaggio da parte di un amico del canale. Andremo a vedere come smontarlo e come ripararlo se il danno non è grave, ovvero se non ha toccato la scheda elettronica interna. Buona visione ragazzi, iscrivetevi al canale. Quindi dopo aver smontato il regolatore di carica, ecco quello che è successo con un cavo sottodimensionato che era stato addirittura avvitato in maniera lenta, diciamo, e quindi ha cominciato a scintillare, ha cominciato a scaldarsi. Ora bisogna pulire tutte le incrostazioni che si vedono in modo da ripulire il contatto. Dopodiché bisogna usare un trapanino con la spazzola di ferro in modo da andare a togliere ogni traccia di ossidazione, di arrugginimento, di bruciatura, di plastica, in modo da ripulire completamente il contatto che è stato in questo caso bruciato. È riutilizzabile, è ancora funzionante, non è stata rovinata la scheda come possiamo vedere, quindi le saldature sono ancora buone. Andiamo a verificare anche queste saldature se sono state, diciamo, sciolte. E a quel punto andiamo a pulire tutto quanto. Vedete come il sottodimensionamento dei cavi, o avvitarli in maniera lenta, provoca questi surriscaldamenti. Impostiamo quindi una velocità che sia minima, non eccessiva, e andiamo a lavorare all'interno per pulire bene i contatti, togliendo anche tutti i residui di bruciatura dalle plastiche. Ora, visto il danno provocato smontando questo regolatore di carica, vi faccio notare una cosa. Se guardiamo la parte dove c'è il contatto tra gli integrati e l'alluminio, noi possiamo vedere chiaramente, ed ecco perché ho messo questa pasta dissipante, che questo, vedete che qua non c'è l'ombra, qui non aveva nessun contatto l'integrato. Questi 4, 1, 2, 3 e 4, avevano un contatto a metà, cioè la gommina messa non coincideva perfettamente con l'alluminio. Questi invece avevano un buon contatto. Quindi questa è un'altra problematica che i costruttori montano in maniera, diciamo, non professionale, e abbiamo 4 integrati connessi a metà, uno, questo, 0, vedete che non c'è nessun disegno, nessuna ombra, e quindi adesso andrò a mettere questa pasta dissipante per andare a migliorare la dissipazione con questa aletta che tutto sommato non è neanche male, ma che ovviamente se non ha un contatto perfetto, vedete qua, a quel punto diventa inutile. Ecco fatto, qui abbiamo cosparso di pasta dissipante la zona che verrà a contatto con tutti gli integrati. Praticamente, giustamente, hanno messo questa gomma, ma poi si vede chiaramente da questo integrato non è stata fatta in maniera eccellente, quindi c'è un dislivello, ovvero questo viaggia discendente a destra, questo discendente a sinistra, quindi questo deve essere compensato dalla pressione delle viti, dalla gomma, ma anche in questo caso, visto che l'ho già aperto, cioè totalmente fuori garanzia, non voglio dire che l'abbiano fatto per durare quanto la garanzia, però a questo punto avremo una dissipazione maggiore. Qui vediamo bene,
vediamo bene anche la pulizia del contatto primario del positivo, dove si vede il rame pulito bene, anche se la scocca è bruciacchiata e dà fastidio, ma a noi interessa che la superficie che sarà a contatto col cavo deve essere perfettamente pulita, come in questo caso. Andiamo quindi a riassemblare il tutto. Ed ecco, il regolatore è stato riposizionato, funziona perfettamente con circa 40 A, quindi abbiamo risolto il problema. Certo, c'è un po' di inestetismo, però l'importante è che funzioni, quindi tutti gli errori, i cavi sottodimensionati, i cavi non stretti bene, ci hanno fatto capire l'importanza di fare un lavoro a regolatore. Bene, abbiamo visto in questo video che non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza del dimensionamento dei cavi, la giusta forza che dobbiamo esercitare per serrare i cavi in modo che i contatti siano perfetti. Abbiamo salvato un regolatore di carica che non è costosissimo, ma che comunque ha un suo valore. Vi ringrazio quindi di aver visto anche questo video, spero sia stato utile, ci vediamo al prossimo e iscrivetevi al canale.